Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una focaccia con un impatto visivo davvero pazzesco, una focaccia dipinta. Si tratta di una focaccia ad alta digeribilità con solamente un grammo di lievito. Avete presente quando andate a mangiare la pizza fuori oppure un pane e sentite proprio la pancia gonfia? Quello vuol dire che c'è tanto lievito oppure che ha lievitato poco. Con la nostra ricetta otterrete una focaccia leggerissima e ad alta digeribilità. Come dicevo, oltre ad essere una focaccia fatta benissimo, buona e tante altre cose, è anche molto bella da vedere. Infatti, con l'aiuto delle verdure, abbiamo ricreato un paesaggio, più precisamente l'albero della vita, ed è molto suggestivo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. In una bowl capiente aggiungiamo 500 g di farina zero, 1 g di lievito secco, 12 g di sale e 2 cucchiaini di zucchero. Le mescoliamo un pochino con un cucchiaio di legno, poi continuiamo ad aggiungere 15 ml di olio evo, 390 ml di acqua a temperatura ambiente e mescoliamo per bene. Mi raccomando, solo per circa 10 secondi, perché dovremmo ottenere un impasto di consistenza molto grezza. Ricordatevi, meno si impasta, meglio è. Infine copriamo con della pellicola e lo lasciamo lievitare a una temperatura che non superi i 18 gradi fino a domani. Il giorno seguente spolverizziamo il nostro banco di lavoro con della farina e ci aggiungiamo il nostro impasto che, come potete vedere, è morbidissimo grazie all'alta idratazione, farina anche sopra, poi lo stendiamo finché non formerà una specie di rettangolo. Subito dopo andremo a fare le nostre 6 pieghe. Seguite i movimenti della mamma. Fatto ciò, trasferiamo il nostro impasto su una teglia unta con dell'olio, con molta delicatezza. Successivamente ne mettiamo un pochino anche nella parte superiore e lo stendiamo leggermente aiutandoci con le nostre mani. Infine lo mettiamo a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per 2 ore. Passate le 2 ore, aggiungiamo ancora un pochino d'olio sopra il nostro impasto, un pizzico di sale. Subito dopo ci andiamo a ungere le nostre dita e con molta delicatezza andiamo a stendere il nostro impasto lungo i bordi. Come potete vedere è come un cuscino, veramente morbido. Infine lo lasciamo a lievitare per un quarto d'ora. Nel frattempo ci occupiamo delle verdure. Tagliamo la buccia delle melanzane per formare un tronco. Successivamente lo andiamo a modellare aiutandoci con un coltello. Adagiamo il nostro tronco sull'impasto, poi prendiamo un'altra buccia di melanzana e la andiamo a tagliare in striscette molto molto fini, in modo da creare i rami del nostro albero. Adesso li andiamo ad adagiare sulla nostra focaccia. Poi tagliamo dei pomodorini datterini in fettine e li andiamo ad adagiare su della carta scottex, così si asciugano. Adesso creiamo i fiori del nostro albero della vita. Tagliamo una zucchina e, come la melanzana, andiamo a dividere la buccia in strisce. La striscia di zucchina la andiamo a tagliare in pezzetti piccoli e formiamo l'erba. A questo punto ricaviamo anche le foglie, che successivamente andremo ad aggiungere al nostro albero. Sempre con la melanzana creiamo un lampione con strisce di misure sempre diverse. Tagliamo la parte finale di un peperone giallo, da cui andremo a ricavare il sole. Lo andiamo ad adagiare sulla nostra focaccia, poi creiamo anche i raggi, sempre con il nostro peperone. Tagliamo delle olive in fettine piccole, così da creare delle specie di rondini.
Per creare le nuvole abbiamo deciso di utilizzare dei broccoli che abbiamo sbollentati in acqua calda per 3 minuti e adesso li andiamo ad adagiare sulla nostra focaccia. Infine prendiamo dei funghi, li tagliamo prima a metà e poi in strisce molto sottili, li andiamo a rimpicciolire e semplicemente li adagiamo sull'impasto. Per ultimo, con i pomodori, andiamo a creare dei fiorellini. Infine, lo cuociamo in forno ventilato 210 gradi per 20-22 minuti, ossia fino alla doratura. Poi sforniamo la nostra focaccia e la lasciamo raffreddare su una griglietta. Volevamo mostrarvi come si presenta la nostra focaccia. La crosta è bella croccante, mentre l'interno è sofficissimo e ricco di alveoli. Guardate un po' che meraviglia! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso possiamo gustare questa meraviglia di una focaccia! Beh ragazzi, cosa posso dirvi? È buonissima, croccante fuori, morbida dentro. Anche se non è stata proprio lavorata, grazie a tutte le 30 ore di lievitazione, è piena di alveoli ed è molto digeribile perché c'è solamente un grammo di lievito. Insomma ragazzi, è bellissima, buonissima, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale. Mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una bellissima giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Arne Giannina.